Buongiorno, nuovo video. Oggi facciamo un Get Ready With Me. Ho preparato qui tutti i prodotti, tutti i pennelli e stiamo un po' insieme. Mi trucco, facciamo appunto un bel Get Ready With Me e vi aggiorno un po'. Cioè, vi racconto qualcosa e un po' in vostra compagnia. Se non sei ancora iscritto al canale, mi raccomando, iscriviti, lascia un like, attiva la campanella e adesso potreste dirlo voi, sigla. Allora, sono indecisa su quale sulla base, insomma, ovviamente sono senza, completamente senza make up. Ho fatto skin care. Ho qualche segno della federa, ho quelle di seta anch'io, però non, insomma, adesso ne ho altre, ecco. E allora sono indecisa tra questo, che forse non l'avete mai visto in azione, ma forse nemmeno lui, però vediamo un attimo. Ora l'abbronzatura la sto perdendo completamente, però adesso torneremo al mare. Che bello, non vedevo l'ora. Non torniamo a Lido, però questa volta andremo, ora poi vi racconto. Vediamo questo. Allora, questo è stupendo, è di Elan, che è un brand della mia città, e ha fatto uscire queste due novità, quest'estate bellissime. Io ho scelto l'SPF 50 colorato, tra l'altro è un siero solare, ve lo faccio vedere qua in italiano. Antimacchie, illuminante con un bel SPF 50. Ma sotto ovviamente ce l'abbiamo già l'SPF 50 e direi che potremmo utilizzare lui, tonalità unica, quindi insomma, però steso bene dovrebbe andare. È un po' scuretto, sapete che non me lo ricordavo? No, non è scuro, dai, sembra forse. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. No, dovrebbe andare bene. Ovviamente non mi sono portata nulla per togliermi i capelli dal viso, ma d'altra parte un po' tutto così. Allora, intanto, come state voi? Io bene, dai. È tornato un po' di fresco, un po' di, vediamo un po' la tonalità. Ma sì, poi comunque è leggero, cioè è un siero colorato, ma vedrete che è leggero. L'ho utilizzato qualche volta, ma a dire il vero, non molto, giusto uniforma, un po' come piace a me, no? Vi dicevo, è tornato il fresco, penso forse anche dalle vostre parti, perché ha piovuto abbastanza, devo dire. Ha piovuto parecchio. Lo applico anche in questa zona che, come vedete, è molto chiara, perché io utilizzo 12 mesi all'anno gli occhiali da sole. Cioè, io sono, mi vedrete, se mi vedrete per strada, mi incontrerete, ho gli occhiali da sole. Anzi, poi vi farò vedere anche nel video dedicato agli accessori, bijou, moda estate, moda mare, positano. Sto scherzando ovviamente, però insomma ho in mente di fare un po' di video che vedrete, o forse magari l'avete già visto, non lo so, vediamo, ne farò un po', ne registro un po' oggi. Penso di portare la rella qui, in modo tale, l'altra volta l'ho registrato in camera, se non l'avete visto ve lo lascio qui. È carino questo prodotto, ovviamente per chi non ha bisogno di coprenza, per chi vuole giusto uniformare, aggiungere un po' di SPF. Ha un'azione illuminante verissimo, non so se lo notate, io l'ho notato subito, e dice anche antimacchie. Vabbè, insomma, vediamo. Ovviamente, dopo che torno dal mare, una volta ogni 3 giorni più o meno, adesso non più, non lo sto più applicando perché non sono più andata al mare, applico l'SPF, applico, scusate, mi sono un attimo distratta, mi distraggo con molta facilità. Applico l'autoabbronzante, poi vi parlerò anche di autoabbronzanti, come mantenere l'abbronzatura dopo le vacanze. Ci sono tanti modi e quindi insomma.
utilizziamo anche un po' di prodotti nuovi che ho comprato da Wycon, come la Full My Brow, questa di Wycon, bella lunga, peccato che sia, non sia automatica. Io sono un po' pigra, lo ammetto, e quindi devo ancora utilizzare anche quello di Maybelline che ho comprato a Londra, ma si vende tranquillamente in Italia. Vi lascio il video qua se non l'avete visto. E insomma, bella, cavolo, non l'avevo mai provata. Non so se è nuova oppure c'è da un po'. È molto molto scrivente, fin troppo. Io non sono capace, faccio un po' così. E quindi vi dicevo, è tornato il fresco, speriamo però basta pioggia, almeno dove andremo noi, ma ho visto che c'è sole pieno. E andremo un po' al mare all'estero però, non a Lido. A Lido tornerò con la mia amica Elena. Sono contenta perché l'altra volta siamo pochi giorni, perché ovviamente non è che... Però insomma, pochi ma buoni, no? 3 giorni una volta, 3 giorni l'altra, insomma, buttali via. Va bene, più o meno l'ho fatte. Ora le pettino per renderle anche un po' più naturali. Vediamo com'è questo pettinino. Sì, non è proprio il mio preferito, ma così sfumo anche bene il prodotto. E poi proviamo anche un giorno quella di Maybelline, che poi è, non so se è quella tinta, diciamo, per sopracciglia, che dura 3 giorni. Vabbè, a questo punto non ho cipria, ma cosa utilizziamo? Allora, passiamo agli occhi intanto. Ho portato il matitone che ho comprato sempre da Wycon, che era tutto sigillato, finalmente ho tolto. È un eyeshadow stick, quelli che piacciono a me tantissimo. Poi trovate tutti i dettagli qua sotto. E il colore è un po' il classico, classici che utilizzo io, che amo io. I soliti marroni, bello questo. Lo applico un po' e poi intanto lo sfumo. Prendiamo un pennello, vediamo un po' questo. Vediamo un po' questo pennello qua. Poi lo potete rendere più intenso. Ne applichiamo ancora un po' fino a quando vogliamo, e quindi insomma torneremo finalmente al mare. Il mare noi ce l'abbiamo qui, non è che non ci sia in Liguria, anzi vi dirò, è il mare più bello. A Lido però devo dire che quest'estate io ho sempre un po' snobbato, no? Il mare, il Tirreno, poi alla fine, no? Però devo dire che mi è piaciuto. Cioè, abbiamo, insomma, siamo andati un po' in mare con Elena. Abbiamo ho apprezzato, ecco, dai, ho apprezzato. Gli altri anni meno. Beh, il Mar Ligure è il più bello. Allora, è un colore leggermente, non so se lo notate, cangiante, ma molto molto bello. Ora, questo tipo di make up non richiede, anzi è un make up molto molto celere, molto veloce, e ora poi mi pulisco più o meno. Poi matita occhi, ovviamente Avon. Devo fare poi l'ordine Avon True. Io è tantissimo che non faccio un ordine Avon, ma proprio, ma guarda, non lo so, proprio tanto. Però so che molti di voi comprano sul portale. So che molti di voi acquistano e vi ringrazio. Soprattutto matite, ho visto
Volevo sfumare un pochino. La matita, forse dovrei metterne ancora un po', aspettate, perché allora devo dire che i prodotti Wycon mi piacciono tantissimo. Oggi ne utilizzerò diversi, come vedete, nuovi e mi piacciono tanto. Sfumo un po' in alto perché avendo la palpebra cadente, per far sì, no? Poi mi si chiude, quindi va bene. Ora poi sistemo con il concealer. Mascara, questo nuovo di Wycon, che ovviamente ho aspettato voi per provarlo, è il Lash Lift. E finendo di parlare appunto di vacanze, avevo in mente, ma non ho ancora prenotato, una vacanza in solitaria, proprio sola soletta, un po' come avevo fatto a giugno a Lido. A Lido torno già con Elena, quindi avevo in mente di tornare a Lido poi a settembre da sola, però cioè, mi piacerebbe, è sempre nei miei pensieri. Però mi piacerebbe andare anche altrove da sola. Vediamo, non lo so, non lo so, vediamo. È tutto un vediamo. Quindi, per ora andiamo, si va al mare. Quindi con Antonio e con la mia amica. Allora, devo dire che il mascara è molto molto bello. Volevo ancora aggiungerlo qua. Allora, i mascara Wycon sono una garanzia. È difficile che non mi siano piaciuti, quindi top. Poi continuiamo il viso. Ora vediamo un attimo. Volevo applicare lei, che è un mio grandissimo amore, ormai lo sapete, Christian Dior. Questa è Natural Bronze Dior Forever nella tonalità 004, che sembra strano perché comunque è abbastanza chiara, dai, insomma, non chiarissima, però neanche proprio scura, scura, scura. Stupenda. In mano invece ho quest'altra che invece, come potete notare, è più scura e mi piace molto anch'essa, però mi piace proprio quasi applicarla un po' su tutto il viso. Bellissima. E poi blush, volevo provare con voi questo, scusate, di Pixi, questo è il Ruby e l'ho provato solo sulla mano, quindi solo che si scioglie tutto, è un po' così, ecco, mi sembra poco affidabile, vediamo dai, non so come fare, se metterlo qua forse sarebbe meglio, mettiamone un po' qua, colore carino, molto molto carino. Questo lo mettiamo qui, prendiamo un pennello che utilizzo. Questo l'avevo preso da NYX, è bello compatto proprio per i blush in crema. Cosa dite? Carino, molto. Poi, cosa manca? Labbra. Mi ha fatto presto. Allora, io ho preso questo di Yves Saint Laurent della mia amica Elena, che è molto molto bello. L'avete già visto. L'unico problema è che ovviamente bisogna, cioè dopo un po', anche con la matita dopo un po' va in giro, però è bellissimo. Volevo provare con voi questo di Wycon, anche se mi sembra, vediamo un attimo, un po' scuretto, ma
Cosa mettiamo? Ora sono un po' indecisa. Questo mi sembra too much. È bello, allora, mettiamo la matita labbra di Wycon che ho comprato. Molto bella. Non abbiamo messo il correttore. Il correttore, brava Sara. Sempre di Wycon, questo dovete provarlo ad ogni costo ed è lo Smoothing Secret, fa un effetto top, ma veramente top, cioè antietà assoluto. Utilizzo questo pennello che era di Real Techniques. Ha un effetto levigante e liftante incredibile. L'ho già comprato 2 volte. Bellissimo. Allora, applichiamo questo. È stupendo. Devo dire che mi piace tantissimo anche l'effetto finale. No, l'altro sarebbe stato eccessivo. Make-up terminato, fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacio. Ciao!